Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per la festa di Sant'Antonio che finalmente, diciamo, anima Cleto dopo una pandemia. È finalmente bello vedere tutte queste persone a Cleto, organizzata da un comitato che è stato molto presente, e finalmente abbiamo anche il sindaco Armando Bossio che si è speso tanto proprio per la realizzazione di questa festa, alla quale chiediamo la riuscita, se ci sono state difficoltà e se è contento appunto di vedere tutte queste persone dopo tanto tempo proprio qui a Cleto. Allora, buonasera a tutti. Io l'ho detto poco fa in chiesa, è stato un appuntamento storico perché dopo 2 anni siamo ritornati in piazza, l'abbiamo fatto con un entusiasmo veramente significativo. Padre Giampiero durante la processione ha tenuto a dirmi: oggi sono contento perché la partecipazione è stata tanta oggi, è stata tanta l'altro giorno quando abbiamo portato il Santo Patrono nella contrada di Sant'Antonio. Questo perché dopo 2 anni c'era voglia di tornare in piazza e lo dobbiamo veramente a chi dal comitato si è impegnato. È stato un comitato, l'ho detto poco fa in chiesa, silente, ha lavorato in maniera silenziosa, ha fatto un lavoro egregio. Io ritengo a ringraziare proprio persona per persona, sono stati Eros Marrelli, Settimio, Isabella, Amelia, Antonio Isabella, Zio Guido, Andrea Formica, la piccola Romilde che si è impegnata tantissimo, quindi è stato un comitato piccolo sostanzialmente, di poche persone, però che ha lavorato tanto e ha portato un frutto bellissimo, perché oggi c'è pieno di gente e mancava veramente da tanto. Aggiungo, ho dato appuntamento al prossimo anno perché questo deve essere un inizio. Certo. E siccome Sant'Antonio è riconosciuto come protettore dei più deboli, ma soprattutto dei bambini, ho proprio detto questo. Oggi dobbiamo ripartire in maniera significativa dedicando questa giornata ai bambini, perché sono stati i bambini che in questi 2 anni hanno sofferto maggiormente. Quindi il ritorno in piazza è dedicato a loro. Quindi Liberi TV, Cleto, il sindaco che dice una cosa bellissima, finalmente Cleto rinasce in un contesto di paese molto bello. Ci aspettiamo l'anno prossimo ancora di più gente e soprattutto magari una partecipazione esterna, magari anche non solo dei cletesi. Assolutamente sì, io credo che questa festa sarà destinata a crescere, perché questi 2 anni ci hanno un po' fatto riflettere anche su quello che avevamo e non lo sfruttavamo e non lo guardavamo con gli occhi giusti. Oggi questa partecipazione penso che è dovuta a questa, alla voglia di ritornare in piazza. Io ringrazio te per essere stato qua, Riccardo, e oggi e stasera godiamoci questo bellissimo spettacolo, e ringrazio tantissimo la comunità cletese per essere stata partecipe con una diligenza e una voglia di stare insieme che a me segna, anche perché è la prima festa da sindaco e sono veramente felice. Grazie. Benissimo, come avete visto stanno iniziando a suonare, quindi buona festa, buon Sant'Antonio da Cleto e da Liberi TV.